Uno scontro tra due battelli ieri sera davanti al Parlamento di Budapest sul Danubio e finisce in tragedia il viaggio di un gruppo di sudcoreani. La loro barca, anche a causa del maltempo e delle forti correnti del fiume, è affondata. 7 di loro sono morti, 7 sono stati salvati, 19 sono dispersi. I soccorritori raccontano di aver trovato diverse persone in condizioni critiche, altri feriti più leggermente, altri ancora sono stati rianimati. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha detto che è importante lavorare in fretta e ha inviato a Budapest una delegazione di 33 persone, ma poche sono le speranze di trovare i corpi dei dispersi. La barca che è affondata era lunga 27 metri e poteva portare fino a 60 persone. La manutenzione era regolare. Il lungo fiume è stato chiuso dal lago di Pest per aiutare i soccorsi. Sulla barca c'era anche un bambino di 6 anni che non figura sulla lista dei sopravvissuti.